Ciao amici di YouTube, sono ufficialmente uno youtuber, figo, Non lo dico io, lo dice la statistica, perché ufficialmente ho il primo hater, mi ha detto questo simpatico personaggio che è facile parlare di lavoro quando il lavoro ce l'hai, perché vabbè, che condivido contenuti sul copywriting, io sono un copywriter, lavoro, vabbè, un casino, un commento contorto che però mi ha fatto scattare un po' la molla per creare un video dedicato a questo. Non ti parlo degli hater, ma ti parlo di lavoro, perché la scusa più banale degli italiani è: in Italia non c'è lavoro. E io sono qui apposta per dirti che tipo di lavoro esiste in Italia, come può essere facile trovare lavoro e soprattutto quali sono i lavori che saranno quelli più ricercati nel periodo post, pre, dopo coronavirus, insomma, quali saranno i lavori migliori da fare per poter campare. Ti premetto che non ti parlerò solo di lavori online, perché sarebbe inutile, esiste anche il mondo offline, diciamo, e quindi parliamo un po' di tutto, quindi mettiti comodo, seduto, parliamo di un sacco di cose. Allora, iniziamo subito dicendo che in questo video parliamo di lavoro vero, non ti parlo di quella roba che tu vedi su Facebook, sui gruppi, vuoi 300 euro, scrivi ok nei commenti, no, quelle sono stupidaggini, ti parlo di lavoro vero e voglio cominciare con un lavoro offline, Boh, beh, non aspettavi. Lavoro offline, il venditore o il commerciale è un tipo di lavoro che non tutti hanno capito ancora bene nel 2020, perché non parliamo di lavoro porta a porta, vendite pentole, non parliamo di questo, parliamo della figura forse più importante dell'azienda. Uno, perché per le aziende vendere è fondamentale e quindi se tu sei in grado di vendere, diciamo che hai un plus in più. Secondo, poi sei l'unica figura, se sei un venditore, che non grava al bilancio aziendale, perché se riesci a vendere vieni pagato, se non riesci a vendere non ti pagano e di conseguenza non sei un peso, diciamo. Molti venditori vengono pagati a performance, alcuni hanno un fisso rimborso spese, altri solo a provvigione, e ti assicuro che conosco e ho visto veramente tanti venditori ricevere provvigioni incredibili. Si parla anche di aziende che vendono 2000 euro di prodotto e i venditori si beccano 500 euro di provvigione. È una realtà che esiste, strutturata, è vera. Certo, è un lavoro particolare, perché? Perché spesso, quasi sempre al giorno d'oggi, i venditori sono a partita IVA, ovvero sono liberi professionisti che si pagano le tasse da soli, si pagano l'INPS da soli, però hai l'agevolazione che non peserai mai all'azienda. Di conseguenza sarà molto più facile per te trovare una collaborazione. Ricordati poi, inoltre, che in questo periodo dove le aziende stanno un po' barcollando, avere una figura che vende e fa fatturato è fondamentale. Quindi se tu stai cercando un tipo di lavoro sicuro, tra virgolette, che ti permette di parlare con la gente, che ti permette di scalare tantissimo, perché se tu fai 10 vendite c'hai 5.000 euro di fatturato presi, capito? È importante questa cosa. Se cerchi un lavoro con cui avrai a che fare con persone e cose varie, il venditore è un ottimo lavoro, segnatelo. Parlando nella parte online invece c'è l'affiliate marketer. L'affiliate marketer è la stessa cosa del venditore ma in digitale. In che senso? Ci sono 1000 aziende, 1000 prodotti, ti cito ClickFunnels per esempio, nessuno mi ha dato soldi purtroppo per questa situazione, dove se tu fai l'abbonamento e consigli il prodotto, nel momento in cui qualcuno acquista quell'abbonamento con il tuo link, tu otterrai una percentuale mensile per ogni volta che quella persona pagherà il mensile. Banalmente ClickFunnels costa, mi pare, 90 euro. Ogni volta che tu farai acquistare il ClickFunnels a un'altra persona e questo mensilmente pagherà, ti becchi 45 euro al mese. È una situazione in cui ci vai a guadagnare ed è comunque molto comoda, perché fai il venditore per altri, tu non c'hai prodotti, non ti serve budget e non fai niente. Ovviamente non solo ClickFunnels, hai 1000 aziende che fanno questa politica, lo stesso Amazon fa questa politica, ed è un lavoro molto figo perché tra virgolette ti permette di fare il venditore ma da casa. Rimaniamo nel magico mondo online, perché ti parlo di quello che è la situazione più particolare, perché non tutti hanno capito bene il concetto. Ti parlo di social media marketing. Col gatto che sai che sei Batman. Il social media marketing, che tanti definiscono come mestiere, è un mondo, non è solo un lavoro, perché nel mondo social media marketing ci sono tante sottofigure, non è solo uno, perché nel social media marketing c'è il community manager, l'advertiser, il copywriter e tante altre figure che si identificano nel mondo social media marketing. Il community manager è fondamentale per le grosse aziende, per i grossi brand, pensa per esempio a Coca-Cola. Ma perché dici sempre Coca-Cola?
perché me ne bevo 6 litri al giorno. Se devi gestire una community come quella di Coca-Cola, sarà fondamentale avere una persona dedicata, e questa persona è identificata come community manager. Voglio farti l'esempio di un noto youtuber di qualche anno fa ormai che faceva gaming, è diventato community manager Italia di Ubisoft. Quindi comunque sia, è un mestiere che va ancora per la maggiore e andrà sempre per la maggiore, perché le grandi catene, le grandi aziende hanno una grande community. Poi ovviamente abbiamo l'advertiser. L'advertiser è quella persona che mette le mani nel business manager e si occupa delle campagne pubblicitarie. Avere una persona che si occupa solo di quello e si focalizza su quello ed è bravo in quello è una cosa fondamentale. Perché dico questo? Perché quando tu fai tutto è come se non fai niente, l'ho sempre detto. Se tu ti specializzi in un settore, hai vinto. Come faccio io con gli ottici? Mi specializzo negli ottici e di conseguenza sono molto più focus sulle cose. Altro lavoro, ma qui gioco in casa, il copywriter. Il copywriter è quella persona che crea i contenuti ed è, secondo me, ma non lo dico perché sono io, la persona, la figura più importante nelle aziende, perché questa figura del copywriter crea le strategie di comunicazione, è quella persona che dà un tono di voce all'azienda. Te l'ho parlato mille volte, troverai qualche video qui in giro, ma il copywriter è una figura essenziale. Poi, beh, che porta a casa nel mondo del marketing, c'è anche la parte offline, perché giustamente una persona vede soltanto il digital marketing, ma se tu ci pensi, ogni azienda ha anche una parte di marketing tradizionale, quindi... Quando io ti parlo di digital marketing, devi pensare che c'è anche la controparte offline, è importante. Insomma, se vuoi fare il freelance da grande, entrare nel mondo del digital è molto facile, anche nel tradizionale è facile, e per il digital ti parlo anche di un altro ruolo che è fondamentale, che è quello del creatore di siti web. Devi pensare che ogni azienda che si rispetti ha un sito, io stesso, non essendo una grande azienda, ho comunque un sito. Perché questo? È facile sponsorizzarsi sui social, ma se un domani Mark Zuckerberg, il buon Marchetto, decide di svegliarsi e dire, sai che c'è, basta Facebook, e tu perdi tutto il tuo mondo se non hai un sito. Se hai un sito, tu comunque hai abituato la tua utenza ad andare su quel sito e quindi sei un po' salvo. In poche parole, avere un logo proprio, uno spazio proprio, un logo dove tu puoi andare serenamente è fondamentale per le aziende. Avere qualcuno che ti crea un buon sito web è ancora più fondamentale. Quindi se non sai ancora che fare da grande, il creatore di siti web è un'ottima scelta. Detto ciò, io penso di concludere, perché ci sono veramente migliaia di figure per cui le aziende farebbero carte false per averle, ma limitiamoci a un piccolo cerchio, perché secondo me queste sono comunque le figure migliori, quelle più ricercate. Quindi abbiamo detto marketing tradizionale, digital marketing, venditore, copywriter, community manager, creatore di siti web, advertiser, sono tutti ruoli fattibili senza un investimento di budget, dove puoi anche addirittura lavorare da casa spesso e volentieri, e soprattutto ti permettono di non gravare troppo sulle spese aziendali, quindi sarà più facile trovare lavoro. Ti concludo con una piccola perla dicendo che in Italia l'idea del lavoro a tempo indeterminato, l'idea del posto fisso, lavoro in banca, ormai è superata. Te lo dico perché non esiste più, conosco tantissime persone che cercano il lavoro indeterminato, che cercano il lavoro d'ufficio, il posto fisso, stanno ancora a cercare, quindi lascia perdere. Trovati una tua strada, trova una competenza, studia per quella competenza, ti impegni e alla fine vedrai che il lavoro dei tuoi sogni lo troverai. Perché? Perché devi pensare nell'ottica di quello che serve alle aziende oggi. Se tu riesci a trovare un tuo spazio, prendere una cosa che ti piace, modificarla in base alla richiesta di mercato, hai trovato un lavoro, te lo tieni stretto per la vita, ci siamo, quante belle cose. Bene, amici youtubiani, è stato il mio primo video risposta a un hater, sono contento, non so quanto è durato, forse un po' di più del solito, ma vabbè, pazienza. Se il video è stato utile, lascia un mi piace, iscriviti, fai tutte quelle cose che la gente ti dice di fare, non mi sono pure stufato, forse non lo dico neanche più. Ti ricordo che in descrizione trovi tutti i miei social, trovi il mio sito web, trovi il mio Facebook, Instagram e basta, penso. Insomma, ovunque tu vuoi contattarmi potrai farlo cliccando qua sotto. Ti ringrazio per la visione, ti ricordo che noi ci vediamo sempre qui su YouTube ogni mercoledì ore 15. Ciao.